Ehi, bentornati su Breaking Italy. Il 4 aprile 2017, quindi ben 4 anni fa, l'ex dottoressa e insegnante ebrea Sarah Halimi veniva uccisa a Parigi a 65 anni nel suo appartamento. L'omicidio avvenne per mano di Kobili Traoré, vicino di casa della vittima, giovane uomo musulmano, originario della Malesia, allora 27enne, e come è emerso poi dalle indagini, sia tossicodipendente che spacciatore. La storia è molto interessante e se ne sta parlando di nuovo, perché poche settimane fa, lo scorso 14 aprile, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello di Parigi di dichiarare Traoré penalmente irresponsabile e quindi non perseguibile per i crimini commessi, anche se parliamo di un omicidio. Decisione che ha dato vita a tantissime proteste da parte delle comunità ebraiche in molte città della Francia, ma anche Israele, Regno Unito, Stati Uniti e persino Italia. Quindi, perché il ragazzo non è stato processato e cosa chiedono i manifestanti? Vediamo le dinamiche. Dopo un'accesa lite familiare, Kobili Traoré si è introdotto dentro l'appartamento di un'altra famiglia, sempre sua vicina di casa, che a seguito del suo ingresso, intuendo che qualcosa evidentemente non fosse ok, si era subito chiusa in una delle stanze, chiamando la polizia e sentendo il ragazzo recitare i versi del Corano. Il 27enne è poi andato nell'appartamento della vittima, picchiandola e buttandola dalla finestra. Non è chiaro se la morte sia avvenuta prima o a causa del volo, ma durante l'omicidio Traoré è descritto come fuori di sé. Avrebbe urlato frasi come Dio è grande, oppure ho ucciso il demonio, e a seguito delle indagini è emerso avesse fatto abbondante uso di cannabis e che il tutto sia accaduto durante una sorta di psicosi delirante, forse causata anche dall'uso di sostanze, oltre che da un'ovvia predisposizione personale alla psicosi. Sostanzialmente, per queste ragioni, Traoré è stato identificato come privo di capacità di discernimento e internato in un ospedale psichiatrico. La decisione si è basata sull'articolo 122 del codice penale francese, che stabilisce che una persona non sia penalmente responsabile se nel commettere una determinata azione si trovi in uno stato di disordine psicologico e neuropsicologico che comprometta la sua capacità di discernimento o di controllo di sé. L'accusa sostiene però che l'articolo non abbia valenza in questa situazione, perché si riferirebbe a una mancanza di capacità di discernimento causata da disturbi mentali, non dal consumo di sostanze. Perché è evidente che se scelgo di bere fino a perdere il controllo di me stesso è un conto, ma se ho un serio disturbo mentale e non ho proprio la capacità di scegliere di mettermi in una determinata situazione è un altro, perché mi ci ritrovo e basta. La decisione del tribunale però ha preferito la tesi della difesa, che ritiene che l'articolo non faccia distinzione tra quali cause possano portare all'alterazione, soprattutto se le due questioni si sommano in un certo modo e una potrebbe essere causa dell'altra. E pur riconoscendo la natura antisemitica dell'omicidio, ha sostenuto l'irresponsabilità penale del ragazzo. Il problema qui è questo qua. Da una parte c'è tutta la questione delle malattie mentali, perché sì, Traoré era sotto l'effetto di stupefacenti, ma il fatto che sia stato ricoverato in una struttura psichiatrica dopo 3 perizie fa presumere che ci fossero dei disturbi mentali pregressi alla base del suo comportamento. Disturbi probabilmente a lungo ignorati. Dall'altra, in Francia in particolare, c'è un generale problema di tensioni religiose. Ne abbiamo parlato in passato. È in particolare un bel problema di atti di discriminazione nei confronti della comunità ebraica. Ci arriviamo tra un attimo. Molti si sono quindi chiesti se sia giusto che questo particolare articolo, che solleva dalle responsabilità in caso di malattie mentali, ma applicato anche al combinato con l'uso di sostanze stupefacenti, non stia in qualche modo creando un precedente, assolvendo a priori chi commette il reato. La famiglia della vittima ha peraltro fatto sapere che il caso verrà portato alla Corte Europea dei Diritti Umani e la sorella che vive in Israele ha detto di volersi rivolgere ai tribunali israeliani, dato che, secondo il loro diritto penale, quando la vittima è ebrea e il crimine è di natura antisemita, la giustizia israeliana sia competente in qualsiasi caso, perlomeno in teoria. Subito dopo la decisione della Corte, comunque, il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso il suo parere sulla questione, che è una cosa inusuale quando si parla di materie giudiziarie, dato che godono o godrebbero dell'indipendenza rispetto alla sfera politica, dicendo alle Figaro che l'assunzione di stupefacenti non fosse una scusante in crimini del genere ed esprimendo il bisogno di in qualche modo emendare la legge in questione. Decisione che non si è fatta attendere moltissimo. Domenica scorsa, infatti, peraltro in concomitanza con le molte proteste di piazza, che sono un po' passate sotto traccia in Italia, soprattutto non se ne è praticamente parlato, il ministro della giustizia francese ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge proprio volto a modificare questa legge, escludendo quindi l'assunzione volontaria di sostanze tossiche dalle cause di revoca della responsabilità penale. Quindi, bene, ma rimane una questione.
la natura antisemita del gesto. La comunità ebraica in Francia è la terza più grande al mondo, dopo Israele e Stati Uniti, e può tristemente contare su una lista di altri crimini e soprusi nei propri confronti. Nel 2018 il Post aveva scritto di un nuovo antisemitismo, un po' diverso a quello legato alla Seconda Guerra Mondiale, di cui si è discusso tantissimo sia in Francia che anche in Germania, che sono paesi in generale più multiculturali del nostro. Diversi esperti inquadrano questi atti, i gesti di intimidazione, le aggressioni o addirittura gli omicidi, motivati ovviamente da ragioni razziali, come diretta conseguenza di diversi avvenimenti a partire dal 2000, come ad esempio la seconda intifada, cioè la rivolta palestinese attivata da alcune provocazioni di leader politici israeliani, o il fallimento degli accordi di Oslo, che implicavano dei riconoscimenti reciproci tra l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e appunto lo Stato di Israele. Dina Porat, una storica israeliana, ha definito questo fenomeno, il neo-antisemitismo, come una sorta di atmosfera molto diffusa, legata sia a questioni politiche, ma non solo. Per quanto riguarda la politica, c'è l'ascesa dell'estrema destra in tutta Europa, è evidente, ma anche la retorica di sinistra contraria al riconoscimento di uno Stato nazionale ebraico. In Italia su questo punto c'è molta ipocrisia. Ma c'è anche la questione dell'Islam radicale, le cui posizioni antisemite tendono a essere abbastanza note, abbastanza standard. E infatti è in quel solco che va inquadrato l'omicidio di Sara Halimi. Perché se qualcuno ti lancia dalla finestra e poi crede di aver ucciso il demonio e recita pezzi del Corano, magari un po' il dubbio ti viene. Altri casi sono stati ad esempio nel 2012, quando tre bambini e una maestra furono colpiti in una scuola ebraica a Tolosa. Nel 2015, quando quattro persone ebree persero la vita mentre facevano la spesa in un supermercato parigino. O nel 2018, un anno dopo la morte di Sara Halimi, quando una donna sopravvissuta all'olocausto, Mirel Knoll, è stata uccisa, coltellata e carbonizzata nel suo appartamento a Parigi. Tutti crimini identificati come di natura antisemita, quindi commessi a causa dell'appartenenza delle vittime alla comunità in questione, e nella quasi totalità dei casi da uomini musulmani. Inoltre, a dicembre 2018, 96 tombe dell'antico cimitero ebraico vicino a Strasburgo erano state profanate con delle svastiche, gesto che aveva nuovamente portato all'emersione del problema. Allora, il discorso da fare è un attimino complicato. Vi ricorderete che Macron ha iniziato un percorso di ulteriore laicizzazione dello Stato, definiamola così, come risposta politica a quello che lui ha definito separatismo islamista, cioè la tendenza di alcune comunità a radicalizzarsi ed esprimere modelli di vita differenti e incompatibili con quelli della moderna Francia. Per farlo ha promosso con forza delle modifiche che non solo rendono più gravi certi crimini, commessi per motivi religiosi, ma cercano di combattere l'hate speech online, i fenomeni di poligamia nascosta e di matrimoni combinati, che avvengono ovviamente sotto banco, e le donazioni estere alle istituzioni religiose musulmane in Francia, proprio nel tentativo di evitare che la religione, come accade, venga utilizzata come arma politica per destabilizzare il paese dall'esterno. Bene, ve lo ricorderete perché la legge è stata molto criticata, ma anche molto apprezzata. Io l'ho apprezzata, ad esempio. Ma non solo il punto del discorso, perché a trovarla meravigliosa è stata soprattutto l'estrema destra, anche se ufficialmente partiti come quello di Marine Le Pen l'hanno definita come non sufficiente. Il problema è che, in generale, le risposte che sono arrivate alle frizioni etniche negli ultimi anni da parte di quella zona politica sono state richieste di maggiore uniformità etnica e culturale. Per cui ci sono questi problemi di convivenza, e invece di risolvere i problemi, si risolvono allontanando le persone percepite come problematiche. Per cui anche da noi si ripete che Italia agli italiani, nessuno può venire qui, mai e poi mai, culture troppo diverse. Ovviamente, l'abbiamo visto di recente, rievocando gli avvenimenti del Novecento, la pretesa di uniformità come risposta a ogni problema, reale o percepito, tende a portare, un po' trascinato in lì, a dei risultati disastrosi. E lo Xinjiang in Cina è un esempio moderno di questo tipo di approccio. Se la soluzione non è lì, quindi, e di certo io non ritengo essere nemmeno all'estrema sinistra, tra le cui fila esiste un sentimento antisemita che talvolta si nasconde dietro la legittima critica politica a Israele, rimane la via progressista, cioè del centro-sinistra moderno in teoria, che è quella che dovrebbe trovare un modo di valorizzare le differenze di ogni tipo, di etniche, culturali, di orientamento sessuale, di genere, quello che volete. Quindi il contrario dell'uniformità a tutti i costi, ma al contempo trovare una risposta a questi problemi. Nella storia di apertura se ne coniugano due. Le malattie mentali, che è facile ignorare se è presente abuso di sostanze, perché basta indicare quello come il problema e cancellare il resto, e l'antisemitismo, che è altrettanto facile ignorare, puntando il dito verso i musulmani. Sono loro che lo fanno, mica noi.
Peraltro, rieccoci, parlando di desideri di uniformità e intolleranza rispetto a ciò che è diverso e non si capisce, si vorrebbe relegato alle mura domestiche se proprio non scomparso del tutto, parliamo di categorie coperte dalle tutele della tanto travagliata legge Zan, cioè gli omosessuali. E anche le donne, i disabili e gli eterosessuali in realtà, ma il casino è soltanto attorno agli omosessuali e ai transgender, che fanno super paura a tutti. Il DDL Zan contro la misoginia, l'omofobia, la transfobia e l'abilismo era stato approvato dalla Camera il 4 novembre 2020 ed è da allora soggetto a continui rinvii, soprattutto a causa dell'opposizione della Lega e in generale di tutta la destra. Rinvii che hanno provocato discussioni, scontri e campagne sui social molto partecipate fino ad oggi. La novità, infatti, è che nella giornata odierna è stata stabilita la calendarizzazione di questa travagliatissima legge, cioè, banalmente, il momento in cui una legge si può considerare pronta ad essere discussa. Esce dal piccolo gruppo di parlamentari che se ne stava occupando, cioè la commissione competente, e può essere mandata in aula, dove qualsiasi deputato, in questo caso senatore, perché parliamo del Senato, può proporre emendamenti, modifiche e alla fine si vota. Banalmente, per calendarizzare la legge, hanno votato tutti sì, tranne i partiti di destra, che hanno invece votato tutti no. La legge, anche se è molto contrastata, è semplice e mira a introdurre i concetti di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere e inserirli tra i possibili motivi di discriminazione, accanto ad esempio quelli razziali, negli articoli 604 bis ter del codice penale e nella cosiddetta legge Mancino, sulle discriminazioni razziali, etniche e religiose. Il testo stanzia poi dei fondi per l'istituzione di una giornata specifica contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia e dei fondi per delle politiche relative alle pari opportunità. È una legge importante che equipara vari tipi di discriminazioni diffuse nel nostro paese a altre che invece sono adesso riconosciute. Ora, ecco qui il tweet del parlamentare che dà il nome alla legge, Alessandro Zan, che annuncia la calendarizzazione, contento, ma velocemente l'entusiasmo suo e di tutti si è tramutato in critica quando è emerso che il leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia, cioè il famoso gruppo di senatori di cui parlavamo prima, si è autoproclamato relatore delegato del DDL, che è un gesto inusuale, visto che in genere il relatore è qualcuno che è favorevole alla legge, non che voglia impedirne la discussione. E quindi ci sono state delle critiche, ma banalmente sia chiaro, Ostellari non ha alcun potere in questo momento. La decisione adesso spetta all'aula del Senato, ma il relatore è la persona che fa un po' da mediatore durante la fase di dibattito, è il punto centrale. Esprime commenti agli emendamenti, risponde agli attacchi, che però normalmente sono delle opposizioni, mentre in questo caso l'opposizione è la sua, e quindi è probabilmente un modo per dar fastidio e strisciare i piedi e cercare di favorire il più possibile la modifica della legge. Al solito, se la legge fosse effettivamente emendata, dovrebbe tornare alla Camera, affrontare un passaggio anche lì, tornare al Senato, essere approvata con il testo identico. Se lo fosse, altrimenti si torna ancora alla Camera e così via. E dall'ultimo passaggio sono passati 6 mesi. Se invece fosse approvata così com'è al Senato, diventerebbe legge. Quindi, facciamolo questo gioco. Quali sono le critiche? Dove dovrebbe essere emendata per andare bene al senatore Pillon? Per rispondere a questa domanda basta notare come la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, abbia immediatamente reagito all'incardinamento della legge, ripetendo alcuni concetti già espressi in precedenza. Cioè che il Vaticano, pur sostenendo ogni sforzo teso al riconoscimento dell'originalità dell'essere umano, crede che una legge che intende combattere la discriminazione non può e non deve perseguire l'obiettivo con l'intolleranza, mettendo in questione la realtà delle differenze tra l'uomo e la donna. Cioè si torna sempre lì, il genere, fa paura il concetto di genere, l'idea che una persona, specie quando è giovane, possa scegliere da sola, prescindendo dai propri genitali. A tal proposito, lo dico a chi mi scrive lettere, ne ho ricevute di devastanti, non solo di persone transgender, ma di genitori di figli transgender, preoccupatissimi, alle volte anche rabbiosi nei miei confronti, ed è comprensibile. Siete genitori? Lo sono anche io, vi capisco. In generale, io lo so che è un argomento spinoso e farò quanto in mio potere per rendere questo mondo il più comprensibile possibile. Mondo che ovviamente non è tutto rose e fiori, c'è spesso tanta sofferenza dietro, tanta incomprensione, è tutto complicato. Pure io ho dei dubbi rispetto a certe cose, va benissimo. Però, proprio perché c'è così tanta sofferenza, credo la cosa migliore da fare come società sia andare incontro a questa sofferenza, proteggere i più fragili, che è quello che una società deve fare, è la prima cosa. E questa legge prova a farlo. Non funzionerà sempre, perché il razzismo è ancora lì, anche se c'è la legge specifica, ma ci prova. Visto che citavamo la Turchia, la Convenzione di Istanbul e anche i diritti delle donne, oggi si sta parlando di nuovo di un fatto avvenuto lo scorso gennaio ad Antalya, qui, proprio nella costa sud-est della Turchia. La protagonista della storia si chiama Malek İpek,
una donna 31enne che ha ucciso il marito con un colpo di fucile nella loro abitazione. E se ne parla perché è stata assolta, ed è un gesto che ha fatto molto parlare. Nello specifico, infatti, la ragione dell'assoluzione è che la donna avrebbe agito per legittima difesa. Quello che è successo è sostanzialmente che, a seguito dell'ennesima notte di violenze e aggressioni, accompagnate da minacce di morte a lei e alle due figlie di 7 e 9 anni, Ipek era stata lasciata ammanettata in casa, ma in qualche modo era riuscita ad impugnare un'arma da fuoco in assenza del marito. Quando questo è tornato, gli ha intimato di andarsene. Lui invece ha tentato di raggiungerla lo stesso e la donna ha aperto il fuoco. Ed è una storia importante. La foto del viso tumefatto e ferito di Peck, che testimonia l'aggressività di quella notte, io non posso mostrarvela perché arrivano i ninja di YouTube a picchiarmi se faccio una cosa del genere, era un po' diventata il simbolo di un problema nazionale. Ipek era stata arrestata a gennaio ed era rimasta fino adesso in prigione, in attesa della sentenza, con attorno tutta la movimentazione di petizioni e attivisti che hanno sottolineato come la condizione femminile in Turchia riporti delle criticità. Gurbet Kabadai, parte del centro di consulenza per le donne di Antalya, cioè la stessa città dove è avvenuto il fatto, ha sottolineato ad esempio come l'opinione pubblica abbia in molti casi messo al centro le azioni della donna e non del marito, chiedendosi ad esempio come mai non avesse chiamato la polizia o non avesse divorziato prima, e quindi in un certo senso attribuendole parte della colpa per ciò che le era accaduto. Anche se poi emerge che anche se si fosse rivolta prontamente alla polizia, questo difficilmente avrebbe fatto la differenza, dato che gli agenti in Turchia raramente intervengono con prontezza in casi come questo, e le autorità in generale tendono ad essere restie ad applicare ordini restrittivi e incoraggiano invece le donne a tornare a casa dai propri mariti. Perché è un problema culturale, sistemico. Secondo il Ministero degli Esteri turco, peraltro, 266 sarebbero le donne uccise in episodi di violenza domestica lo scorso anno. Peraltro lui in questo tweet sta festeggiando per il numero in decrescita, a quanto pare. Ma, in generale, i gruppi per i diritti delle donne citano numeri più alti, circa 360, ad esempio, e criticano ovviamente il presidente Erdogan e il suo governo, lo abbiamo detto spesso. Se Erdogan, nella prima decade alla guida del paese, dal 2003 al 2014, era riconosciuto per istituire riforme democratiche al fine di ottenere l'adesione all'Unione Europea, ora è invece accusato di essersi allineato a visioni conservatrici sul ruolo della donna nella società. E non a caso, solo in quest'ultimo mese, le due questioni più discusse qui in Europa sono state l'uscita della Turchia dalla cosiddetta Convenzione di Istanbul, quella per prevenire e combattere la violenza domestica e contro le donne, ne avevamo parlato a metà marzo, e l'imbarazzante accoglienza data alla presidente della Commissione, von der Leyen, ad Ankara, sempre in Turchia, che si era ritrovata senza sedia, ve lo ricorderete. L'episodio era stato chiamato Sofagate, gli è stata pure dedicata una pagina di Wikipedia. Ovviamente. In ultimo torniamo a parlare di Francia, oggi sempre listiamo, perché la notizia più discussa di oggi viene proprio da lì, ed è una notizia a suo modo importante. Finisce in coda allo show, perché lo dico subito, non ho cose particolarmente interessanti o brillanti da dire in merito, parliamo di fatti accaduti ben prima che io nascessi. Quindi importanti, ma io fatico a viverli con il trasporto che invece sembra rimare moltissimi della generazione di mio padre, che gli anni di piombo li hanno vissuti. In Francia stamattina sono infatti state arrestate 7 persone delle 10 previste da recenti accordi tra Francia e Italia, per cui l'Italia aveva richiesto l'estradizione tra gli anni 70 e gli anni 80, persone che si erano macchiate di importanti reati, compiuti ovviamente per ideologia politica. 5 di loro sono ex membri delle Brigate Rosse, non ha senso che adesso mi metto a fare l'elenco di tutti i nomi, la maggior parte di noi non diranno un bel niente. Uno si chiama Narciso Manenti, era membro di un'altra formazione politica di estrema sinistra, si chiamava Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale, ma erano veramente tantissime quelle organizzazioni, non avete idea. E l'ultimo è Giorgio Pietro Stefani, il fondatore di Lotta Continua, che è una tra le più note di queste formazioni extraparlamentari, ed è considerato, è condannato a 22 anni per questo, il mandante dell'omicidio del generale Luigi Calabresi, il padre del noto giornalista Mario Calabresi. Oltre a queste 7 persone è stata richiesta l'estradizione per altre 3, sempre legate a formazioni di estrema sinistra o in generale a quell'area politica di resistenza armata degli anni 70, che però al momento non si trovano e che con ogni probabilità hanno tagliato la corda. Quindi, innanzitutto, che ci facevano in Francia? Erano in Francia perché, ne avevamo già parlato ai tempi di Cesare Battisti e della sua cattura,
A molti ex brigatisti era stato negli anni 80 concesso di poter sostanzialmente vivere liberi, nonostante le condanne dei tribunali italiani, purché questi avessero rinunciato alla lotta armata. Questa decisione, super contestata e controversissima, era stata presa dall'allora presidente francese socialista Mitterrand e ufficialmente era dovuta a ragioni di forma, relativamente a critiche che Mitterrand muoveva al funzionamento della giustizia in Italia. Ma molti lo accusarono di aver preso questa decisione per ragioni politiche, invece, in accordo addirittura con l'allora presidente socialista Bettino Craxi. E ci sarebbe tutto un discorso da fare su quella stagione di sangue in Europa, su come i vari paesi stessero cercando il modo di affrontare queste tensioni politiche, sul significato dell'estradizione e molta roba. Sta di fatto che la Francia, per molti ex criminali, è divenuta un po' una zona franca. E anche se effettivamente la cosiddetta teoria Mitterrand è stata piano piano superata, si è detto, almeno ufficialmente, di fatto a molte di queste persone, compresi alcuni arrestati oggi, è stato permesso di continuare a vivere liberi, vuoi per problemi di salute, vuoi perché ormai si erano sposati in Francia, o erano divenuti cittadini francesi, ed è stato uno dei tanti elementi di tensione tra l'Italia e la Francia per tanti anni. Questa è quindi, dicono alcuni in Italia, un'ulteriore picconata sulla dottrina Mitterrand, anche se probabilmente non è così. Le Monde fa ad esempio notare che le autorità italiane, precisamente la ministra della giustizia Marta Cartabia, che lo scorso 8 aprile aveva avuto un confronto con il suo omologo francese, aveva richiesto l'estradizione di 200 persone. E il fatto che da 200 si sia arrivati a 10 sarebbe dovuto al fatto che quelli ad essere estradati sono stati colpevoli dei reati più gravi. Tenete presente che parliamo di omicidi di poliziotti, rapimento di giudici, di politici, sono accuse pesanti. E questo perché, teoricamente, la dottrina Mitterrand lo permette. L'ex presidente francese, infatti, nel famoso discorso che poi definì questa linea politica nel febbraio dell'85, io avevo appena un anno, aveva detto che da questa tutela sarebbero stati esclusi tutti coloro che avevano commesso atti di sangue, cosa che però poi non avvenne, e anche persone condannate a tantissimi anni per omicidi plurimi rimasero comunque lì, belle tranquille. Il punto è che per queste 10 persone è stata concessa invece l'estradizione proprio perché si tratta di crimini di sangue. E con questa mossa la presidenza francese spera un po' di salvare la faccia. Perché in generale, per come la si giri, soprattutto per un paese come la Francia, cedere alle pressioni italiane in generale è un po' un'onta, anche se poi parliamo di criminali, ma la politica è politica. Questo comunque a me prova il fatto che non è come si stia dicendo. La teoria Mitterrand non è finita, visto che ci si rifà alle parole di un presidente di 40 anni fa, ma è forse un segno dell'autorevolezza di questo governo, penso si possa dire, che riesce a ottenere delle cose dalla Francia che nessun altro dei governi passati era riuscito a ottenere fino ad adesso. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato e per avermi aspettato. Ieri non sono stato particolarmente bene e ho dovuto iniziare un regime alimentare che mi priva completamente di bevande di praticamente ogni tipo, ricorrerò alla buona e vecchia acqua, di caffè, non posso più berlo, ho dovuto eliminarlo perché mi fa male ai reni, cioccolato, anche quello non lo posso più mangiare, e alcol. Invecchiate, signore e signori, diventate adulti. È uno spasso. Per il resto fate i bravi. Ci vediamo domani.